Dunque, ciao a tutti ed eccoci qua in un nuovo Scopriamo insieme le creazioni in resina. Ho fatto un qualcosa di un po' particolare, perciò non ho caricato video tutti i giorni, anche perché la resina deve asciugarsi, quindi devo un attimino riflettere anche come farli. Quindi scusatemi se non ho potuto caricare altri video. Intanto vi volevo far vedere questa, che è un cameo con il cabochon che abbiamo scoperto l'altra volta. L'ho montato, sono riuscita a montarlo, vedete? Poi l'ho lucidato e l'effetto mi piace tantissimo. Eccolo qui. Poi, allora, intanto vediamo le palline per i bracciali. Le perle, scusatemi, per i bracciali, se riesco a tirarle fuori. Scusatemi, eh. Forza, metti a fuoco. Per la miseria. L'ho fatta con un po' di scarti per la resina, di resina, scusatemi. E niente, non vuole venire fuori. Eccolo qua. Oh, particolare. Particolare, particolare, veramente particolare. Poi qua lo limerò. Ecco qua. Papà, potresti cortesemente abbassare ancora un po' la TV? Grazie. Qua, dopo lo limiamo e riapriamo il buco. Però mi piace questo blu, eh. E ne una. Poi. Per la miseria. Oh, che carina questa. Qua poi dopo ovviamente va anche limato. Particolare, guardate. Sì. Inizia a piacerci. Vediamo quest'altro invece com'è venuto. Perché ci è venuto questa macchia qui? Ci è venuta. Ni, questo colore davanti non è che tanto mi piace tanto, però insomma, particolari, no? E vediamo quest'altra. Ah no, questa qui no, perché ce ne va messa ancora un pochettino qui. Allora, alla prossima. Poi sono curiosa di vedere questa. Sì, lo stampo è sporco, poi lo metterò a posto. Oh, che carina! Hanno puliti tutti gli eccessi qui. Dopo li faccio con la forbice. E che è successo qua? C'è venuta una bolla. È stata capace? No. Vediamo se si limerà. Però con i due delfini dentro soltanto i glitter gialli. Scusatemi. Poi ho fatto questa cornice qui per poi fare un qualche cosa all'interno di questo spazio. Vediamo. Vediamo com'è venuta. Dai, forza. Oh, che carina! Va lucidata, ma mi piace questo colore fluo. Lucidata sarà una meraviglia. Qua dentro ci mettiamo un paesaggio, qualcosa. Mi piace. Sì. Ecco, per far stare la resina dritta e soprattutto sopra questo spazio ci è voluta una impresa titanica. Comunque, ci piace. Poi vediamo questo, che è un cuore dell'oceano. Wow! Qua dentro volevo per l'appunto metterci qualcosa, poi vedremo. Intanto anche perché non si è mescolato bene il colore, mi piace lo stesso l'effetto. Mi piace. Sì, carino.
Poi vediamo questo qua. Oh, che carino l'angioletto! Va lucidato. E quindi lo farò quando lo monterò. Intanto vediamo se qua mio padre riesce a mettere senza spaccarlo il gancio. O se no vedo come posso montarcelo. Però guardate qui. Non rende tantissimo perché è un po' opaco, però con il lucido, guardate, mi piace. Adesso smanio di vedere questi. Allora, vabbè, riserviamocelo all'ultimo. I delfini, bellino bellino, bellino bellino. Adesso questo qua lo mettiamo all'interno del suo contenitore. Mettiamolo prima qui. 2, forza, forza, forza. Uscite fuori, miei cari delfini. Che carino! Sì, è un delfino un po', diciamo, extraterrestre perché rosa non esiste. Però, vabbè, noi siamo fantasy, no? Mi sono? Quindi, che ci vogliamo fare? Poi, quest'altro piccolino qua. Guardate che carino, caruccio, caruccio, caruccio. Vediamo. Non ti appiccicare. È proprio quello piccolissimo, piccolissimo. Ma guardate quanto è piccolo. Guardatelo che piccolino lui. Mi piace. È già finito. Allora, adesso per il momento li mettiamo qua. 1, 2, 3. Mamma, come sono delicati. E 4, scusatemi. Poi, vediamo questa. La volevo lasciare così. Vediamo. Oh, che bella! Mi piace! Mi piace! Guardate! Con questi due scarti di stelline. E poi ci ho messo dietro un pochettino di quel colorante rosa che ho messo nelle altre creazioni. Però mi piace. Guardate, poi sono curiosa di vedere il pezzo forte. Questa ci ho messo in due tranche per farla. Sì, ci ho messo in due tranche. L'ho fatta in due tranche. Vabbè. Guardate. Wow. Che peccato però, questo delfino si vede un po' poco. Sì, l'ha scavallato davanti il colore, però mi piace, guardate qua. Molto particolare. Dietro ha il pigmento bianco, ma è molto molto particolare. Guardate. Ah, anche qua ci è capitata la stellina, ma ci sta anche bene. Vedete? Mi piace tantissimo. Allora, li monterò e vi farò un video con le creazioni montate. Nel frattempo farò altre creazioni, magari domani, e riprenderò anche a lavorare con le perline, che così almeno vi farò vedere i nuovi animaletti che faccio. Certo, un'impresa titanica come un altro uccellino come l'altra volta, mamma mia, ci ho messo una settimana per poterlo fare. Però alla fine ha dato i suoi frutti. Guardate, devo dire che mi piacciono. Allora,
Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettetemi un mi piace, anche se non vi piace dovete mettere il mi piace, ecco, perché sono io. E ci rivediamo al prossimo video, vi invio un grosso bacione, ciao a tutti!